siamo qui oggi per fare un unboxing, ok? Abbiamo ricevuto il nostro Ave 3, madonna, scusate, un po' di foglio, un po' di casino sulla scrivania, lo spazio è piccolo. Però prima di fare questo vorrei non mandare in pensione, ma ringraziare lui, ok? Il nostro fedelissimo Phantom 4, un ottimo compagno di lavoro. Per chi non ha grandi cifre da spendere e vuole un drone affidabile, ma veramente molto affidabile, ve lo consiglio. Ha soltanto delle piccole, non pecche, ma accortezze. Ha sicuramente con una batteria non ci fate molto, ok? Quindi la prima cosa da fare è avere minimo tre batterie. Tre batterie per avere delle riprese con un tempo importante, se no circa in 10-15 minuti lui esaurisce il tempo di volo e fate ben poco. Oltre a questo io vi consiglio anche di controllare la manutenzione. Mi fermo un attimo perché è successo a molte persone che il Phantom cadesse rompendo un'elica o rompendo supporto. Molti di voi non sanno che questi piccoli supporti che si acquistano su Amazon o semplicemente su DJI sono una parte fondamentale del drone. Qui abbiamo l'aggancio dell'elica, qui sopra abbiamo uno sforzo enorme dove tutta la cinetica del drone viene riportata su questo piccolo pezzo. Vi è una molla di spinta, questa molla serve appunto a tenere l'elica in posizione. Cosa succede? Succede che stressando il drone in velocità incablata o in virata, queste parti si sollecitano molto e non vi avvertono, non c'è un segno di usura, non vi dicono prima ci stiamo per rompere, si rompono e basta. A me è successo, il drone è caduto, fortunatamente è caduto a bassa quota e non ha riportato grossi danni. Ho dovuto comunque ricostruire alcune parti e da quel giorno ho prestato maggiore attenzione. La prima attenzione l'ho presto sulle eliche. Come vedete io segno le eliche, le controllo una per una e se vedo usura o una leggera ammaccatura le scarto, semplicemente. Le scarto e le lascio per far fare i test di prevolo. I test di prevolo sono drone acceso, piano piano, completamente livello, lo accendo per circa 10 minuti, lo spengo e sento il calore dei motori. Questo mi va a indicare se un motore ha un'usura maggiore, se sta sforzando, se l'elica è storta, se c'è qualsiasi problema. Quindi se scalda c'è un problema, quindi bisogna indagare qual è il problema. A volte potrebbe essere soltanto la molla che non spinge sufficientemente bene l'elica e l'elica vibrando genera calore. Detto questo, un set di eliche nuove ve lo consiglio sempre. Io ho acquistato questo, non so se la telecamera mette a fuoco, non sono economiche, le ho comprate su Amazon, ma vi posso garantire che il rumore si abbassa e di molto. Sono molto più leggere, flessibili e devo dire che ci sono trovato abbastanza bene. Ma ci sono eliche di qualsiasi tipo, un po' più rigide per quando vi serve una cablata più pronta o una picchiata più pronta, l'elica in quel momento non flette, quindi tende ad abbassare o alzare e spostare il turno. Oppure abbiamo le loro originali che vanno benissimo. L'unico difetto di queste eliche è che hanno l'aggancio veramente sottile, ok? Qui dovete stare molto attento perché questo si rompe facilmente. Detto ciò, con queste piccole accortezze lui non vi lascia mai, funziona sempre. L'ho provato in qualsiasi condizione meteo, anche con forti venti e raffiche. Certo, è una sempre vecchia generazione, ma vi posso garantire che la sua potenza in volo si fa sentire e soprattutto il suo peso, che è importante, ma lo aiuta contro le raffiche di vento. Bene,
abbastanza. Lo mettiamo da parte, ma non lo dimentichiamo, perché per riprese, diciamo, non amatoriali, ma riprese dove rischio un po' di più il drone, userò questo, perché un vecchio drone, se si rompe, se cade, lo posso riparare e così via, non metto a repentaglio un investimento importante come questo. Adesso andiamo a guardare questo modello. Ah, qui ho il kit di SDK e così via, anche se lui all'interno ha una memoria di 8 GB. Quindi diciamo che in Full HD dovrebbe fare, no scusate, in 4K dovrebbe fare circa 6 minuti di ripresa, 6-8 minuti di ripresa. Bene, insomma, acquistarlo da Amazon. Allora, lo tolgo un attimo che la scatola è pesantissima e vi durerebbe tutta la sessione. Io acquisto sempre da Amazon, è un semplice punto, affidabile, puntuali e con garanzia, quindi mi fido di voi. Tra le altre cose, per gli utenti premium, quindi gli utenti che non solo pagano Amazon Prime, ma che hanno un feedback alto, Amazon dà la possibilità di comprare in 5 rate senza interessi, quindi una nota non troppo negativa. Adesso andiamo a guardare il drone. Dunque, come vedete, è una bella scatola, importante. Preferisco non inquadrare il mio viso, ma inquadrare la scatola, che sicuramente è la cosa più importante in questo momento. Quindi andiamo a togliere la sicurezza ed andiamo a togliere la sua valigetta. La valigetta bella, pesante e molto molto pesante, ok? Fatta bene. Adesso voglio salvare questa bustina perché mi piace conservare un po' tutte queste cose. Se vedete, ma poi vi faccio vedere del Phantom ancora la sua scatola originale, tutte le sue cose, lo zainone che serve per portare al passo, è uno dei motivi per cui ho scelto di comprare questo prodotto, forse è proprio questo. Ve lo mostro in un secondo. Questa qui è la borsa del Phantom, come vedete, con tutti i suoi accessori, e questa è la borsa del Mavic. Quindi devo dire che a differenza, insomma, la portabilità ci guadagna molto. Sì, si potrebbe anche portare il Phantom soltanto con la sua scatola originale, però in questo caso poi non avreste tutti gli accessori, le batterie, tutte le cose che portano, più lo trovo sicuro. Quindi, diciamo, ecco, a confronto è veramente enorme. Mettiamo a posto questa, perché il mio Phantom è qui sulla scrivania, che lo sto, diciamo, revisionando in previsione di un volo. Ok, qui abbiamo i blocchi. Ok, belli, metallo, quindi sicuri, resistenti. E qui abbiamo la nostra borsa, bella pesante, devo dire molto pesante. Allora, qui abbiamo le varie cinte per farlo diventare zaino, tracolla e così via. Non vi sto a spiegare queste cose stupide, non credo che ci sia bisogno, insomma, di spiegarvi come diventa una borsa, un zaino, no? Ok? Un po' di graffiti su questa cerniera con una matita che aiuta a scorrere meglio, ma secondo me perché è nuova e quindi è molto molto piegata.
qui abbiamo una scatola, credo, con batterie e quant'altro. No, scusate, credo che ci siano. Vediamo subito. Dunque abbiamo i manuali di istruzioni. Spero non solo in cinese. Questo è in cinese. Questo è in cinese, ma forse all'interno ci sarà anche una lingua che non sia cinese. Sì. Pare di sì. Ok, QR code per poterlo, per poter scaricare la sua app. Qui abbiamo il caricatore multiplo per la batteria, le eliche e il caricatore. Eliche di ricambio, adesso non tiro fuori tutto perché tanto sono eliche. Il caricatore che ha un USB 3 USB-C. Ok, che cosa abbiamo? Abbiamo un USB-C, USB-C, credo che sia per collegare il telecomando. Qui abbiamo questi sono i filtri. Essendo la versione combo ti danno un pochino di cose in più. Filtri, batterie aggiuntive, ve la consiglio perché se voi fate un calcolo tra acquistare le batterie, acquistare il caricatore, magari i filtri non potrebbero non servirvi, però messo tutto insieme alla fine il totale supera di molto di uno sportellino che le chiude, pensavo che sia messo al contrario, ok? Eccole qua. Abbiamo un avete vari filtri adesso, tanto se non li proviamo, che vi dico numeri, li proviamo al volo, vediamo come funziona. Ovviamente questo richiede un patentino per essere pilotato, che è la 1 a 3, con droni di massa superiore, inferiore ai 25 kg. E diciamo, non sto a dirvi che non dovete sorvolare punti sensibili, vorrei dirvi una cosa: il regolamento ANAC è veramente veramente tanto complesso, vi sono sicuramente informazioni importanti, ma per pilotare un drone non avete bisogno di conoscere tutte queste acronimi o compagnie e così via. Mi serve il buon senso, fondamentalmente la prima cosa è quella. È un oggetto di peso, ma il Phantom di 1,3 kg, lui dovrebbe essere intorno ai 900 grammi. 900 grammi a 30 metri di altezza, se cade, fa male. A 50-40 km/h, se va addosso a una persona con eliche morbide, eliche non morbide, tutte queste minchiate, se la prende, gli fa male. Quindi il buon senso dice: non voliamo vicino a persone, vicino a cose o strutture sensibili. Alcuni mi hanno chiesto, dice, ma per sensibili cosa si intende? Se io sorvolo una casa dove al giardino ci sono dei bambini che giocano, anche se sono a 10 metri, perdo il controllo del drone o il drone ha un malfunzionamento o un'elica si rompe o qualsiasi motivo possa accadere, quei 10 metri non sono sufficienti perché il vento o il brio del volo del drone potrebbe portarlo addosso alla persona. Quindi in questo caso la cosa più sicura è essere più distanti possibile e poi giocare con lo zoom se volete fare quella ripresa. Attenzione alla privacy, devono essere informati che li state rivendo. E teoricamente dovrebbero dar consenso. Il Phantom mi è caduto, come dicevo, non era in quota alta. Un'altra volta mi ha dato un malfunzionamento su un rotore che si era scaldato. Posso garantire, non c'è un fenomeno che lo riprende. Se un motore non funziona, lui cade. Punto. Non ce la fa a compensare.
Un'altra coda? Sì, con 8 eliche ce la fai, ma con 4 non fai. Va giù. E va giù incappata, perché gli manca la spinta da una parte. Quindi scende in una velocità assurda. Dovreste, avendo il tempo, avendo la prontezza dei riflessi, cercare di capire il motore che non sta funzionando, quindi la vedo difficile, ma mettiamo che riusciamo a capirlo, fare il comando opposto e quindi cercare che le ventole che sono qui riescano un po' a compensare la caduta. Ma vi posso garantire che quando va giù il tempo di reazione è zero, cade in una velocità assurda, quindi potete fare poco. Per esperienza vi dico, non volate sopra tutto ciò che può creare un pericolo a persone o a cose. Detto questo, vi do un piccolo trucco: se volete il patentino, diciamo senza fare nomi, che sul sito svizzero le... Ok, andiamo avanti. Qui abbiamo il drone, ok, con questa custodia che sicuramente è interessante per trasportarla, perché abbiamo la protezione delle eliche sia di qui che di qui, quindi è abbastanza facile trasportarlo senza dover, diciamo, rischiare di rompere qualcosa. Lo sto studiando, no? Perché magari uno in uno zaino una cosa potrebbe rompere, no? Anche i sensori sono un po' protetti dalle eliche, no? Io direi che è studiata bene. Okay, andiamo a vedere come si apre. Dovrebbe esserci un ganchetto qua che si apre così e poi vedo che si sfila. E questo qui, questo è il drone. Andiamo a aprire i braccetti, okay, che sono uno, due, tre, e quattro, e si vanno verso giù, non si aprono lateralmente, ok, se no li riandate in oltre. Ora qui abbiamo la sua gimbal e poi le funzioni. Non è pesante, no. Qui abbiamo la batteria, si sgancia da qui. Poi, tolta la batteria, è tanto leggero, veramente tanto leggero. Ovviamente ci sono le altre batterie, il telecomando, il classico telecomando, classiche batterie, quindi non sto a farvi vedere queste cose. Quello che volevo farvi vedere era la qualità. Allora, qui dicono che queste qui, questa parte è stata resa morbida per attutire un'eventuale collisione e quindi pronto forse per la nuova immatricolazione. Staremo a vedere che dice la legge. Allora, io per adesso lo metto a posto, se ci riesco ovviamente, ok, questi vanno così, questi qua credo che vadano così, questo qua va sempre così, e questo va così, magari le eliche le giriamo prima così evitiamo che non vadano a rovinarsi, ok. Che dire, farò delle prove di volo e vediamo come si comporta. Spero bene, spero meglio di lui, perché se è peggio di lui glielo rimando indietro anche abbastanza arrabbiato, ma non credo, non credo. Lì abbiamo tutte le funzioni, il track, tutte le cose che c'è. Ovviamente anche a livello di questione volo, giusto per questo è il suo telecomandino, che adesso vi faccio vedere velocemente. Piccolino, carino. Bellino, sì, molto, molto piccolo. Pesa nulla,
Certo. A confronto del... Lui, ci abbiamo anche supporto aggiuntivo, però insomma, si sente, tanto è vero che a lui avevo bisogno della cinta per poterlo collegare, quindi sicuramente no. Però è un bel passo avanti con leggerezza, anche le batterie ridono tanto. Vedremo la qualità, la ripresa e un po' tutto il resto. Ok? Vi saluto, grazie dell'attenzione e spero che vi sia stato utile per qualcosa. Se vi servono chiarimenti, scrivetemi, se mi va vi rispondo, se no, boh, come pare. Ciao ciao!